Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. La Pasqua si avvicina, ma prima di essa c'è un'importantissima giornata di campionato a giocare, quella di oggi. Tutte le partite verranno accorpate oggi che è sabato, appunto per questo motivo di festività. Oggi parliamo di Juventus Milan in particolare, una breve anticipo di quello che sarà la partita di stasera. Lo faremo guardando un po' quelli che sono, come arriviamo a Juventus Milan, quelli che sono un po' di discorsi di fantacalcio circa Juventus Milan. E lo farò grazie soprattutto alla collaborazione con Il Mondo del Fantacalcio, pagina Facebook e canale YouTube che invito a seguirvi. Poi sotto trovate i link come sempre. Ovviamente seguite, fate questo piacere. Mando la sigla e poi iniziamo. Juventus Milan arriva in un momento particolare, delicato, perché la Juventus ha molti impegni e ne avrà uno vicinissimo qua contro il Madrid, quindi chiaramente le forze sono quelle. Veniamo per una pausa nazionale che speriamo abbia fatto rifiatare perlomeno i giocatori non utilizzati in nazionale, penso a Dybala, tanto per fare un nome, ma penso anche a molti altri. Veniamo in una situazione particolare in cui ci sono dei quasi ritorni in prossimità e qualcuno che si fa male nel mentre, nulla di che, ma sembrerebbe che stiamo per ricomporre il puzzle. Mandzukic ci ha dato forfè all'ultimo dopo un problema al polpaccio. Alexandro ha avuto una botta in nazionale, rimedio una botta, è incerto, però dovrebbe esserci, o comunque se non ci fosse sarebbe meno rilevante di altri giocatori. Con Mandzukic invece cambia un po' quello che potrebbe essere la probabile formazione, perché Mandzukic ti può far fare il 4-3-1, può farti fare anche il 4-3-3 in quel modo un po' tipico, e nel caso Mandzukic è una pedina fondamentale per Allegri, non avendola ci sono molte cose da cambiare. Arriva il momento in cui lo scudetto è ancora da definirsi, chiaramente perché siamo a fine marzo, inizio aprile, però è anche vero che ormai manca poco, le giornate non sono tantissime, ecco, diciamo così, e un momento in cui il Milan sta risalendo un po' la china, un Milan partito malissimo che con Gattuso sta trovando la quadratura. Al di là di tutti i problemi discorsi del Milan, direi che trovarlo adesso forse non è il massimo, nel senso che il Milan adesso potrebbe darci non poco filo da torcere, però è anche vero che la Juventus gli è superiore e sta in un buon momento anche di condizione mentale. Detto questo, la partita vedremo come si giocherà, è importante giocarla fino all'ultimo e non perdersi in chiacchiere. Oggi vediamo come arriva la Juventus e qualche consiglio fantacalcio. La Juventus arriva quindi con un Mandzukic che si crede a forfè, con un Cuadrado ritrovato in panchina, attenzione dopo mesi, un Bernardeschi in prossimità di arrivare, ritornare in panchina, quindi praticamente settimana prossima recupereremo anche lui, e quindi tutta la rosa piano piano si ricompatta. Abbiamo titolari, per quanto dice Allegri in conferenza stampa, Buffon, Chiellini e Lichtsteiner. Allora, per quanto riguarda questi personaggi qua, dal punto di vista fantacalcio non sono molto appetibili, perché sono partite quelle di Juventus Milan che secondo me sono molto combattute, capita spesso di prendere sempre un gol da entrambe le parti, quindi un discorso di portieri, poi chissà, ci sono rigori, parati o non parati, questo non possiamo saperlo, però per quanto riguarda i portieri in partite come queste, certo può esserci una situazione di tensione, ma prima o poi qualcuno può segnare, può finire anche 1-0. E quindi il portiere può essere imbattuto, ma è anche vero che è molto rischioso, ecco, andrei su altro. Chiellini è un giocatore di difesa che avrà davanti degli attaccanti più o meno forti, ma comunque potrebbe portare a casa giallo, Chiellini sapete com'è. E infine Lichtsteiner, che non è che sia il massimo per un giocatore, quindi chiaramente vedete voi. Per quanto riguarda il forfait di Mandzukic, secondo me darà molte possibilità al centrocampo a 3, perché con Mandzukic poteva fare anche il 4-3-1, invece in questo caso tendo a pensare che poi riconfermiamo Pjanic, che ha un buonissimo score contro il Milan, tra l'altro, quindi magari punizioni e così via. Pjanic è un giocatore molto interessante da questo punto di vista. Talvolta in match come questi le partite si risolvono con episodi, tipo una punizione, che per Pjanic sono rigori. Khedira dovrebbe essere riconfermato, nonostante abbia avuto un problema anche lui, anche là, in nazionale, stanno sempre un po' rotti e un po' acciaccati, però mi pare che sia tutto a posto. E Matuidi. In ogni caso, dovesse mancare uno di questi, sarebbe difficile perché, come detto, davanti mancherà Mandzukic, quindi probabilmente giocheranno Higuaín con Douglas Costa e Dybala, in un tridente un po' tipico perché Dybala non è esterno, ma comunque molto interessante. E io vi direi di puntare molto sull'attacco, perché anche d'altra parte, per quanto riguarda il Milan, c'è ancora una sfida per chi avrà il posto titolare, che è tra Cutrone e André Silva. André Silva che sta facendo un po' meglio, sempre con Gattuso. Gattuso sta veramente dando un po' di vita a quell'ambiente. E qui André Silva, che è stato un po' menzionato come non il Paco, ma il semipaco della scorsa sessione di calciomercato, sta prendendo un po' posto. Nonostante Cutrone a me piace moltissimo e stia facendo veramente molto bene, giovanissimo com'è, ha fatto veramente un exploit mostruoso. Però è anche vero che uno dei due dovrebbe giocare. Se vuoi dare sul sicuro, Suso, che è praticamente il giocatore importante per quanto riguarda il Milan davanti, un po' come la Dybala. Io punterei molto su Dybala in questo caso, perché Dybala mi pare che stia molto bene dal punto di vista fisico e mentale.
Higuaín è una certezza, sta facendo molto bene anche lui. E attenzione allo scontro che ci potrebbe essere alla nostra destra da Juventus, alla sinistra del Milan, chiaramente, tra Douglas Costa e James Tonona e Rodriguez, il difensore terzino del Milan. Perché? Perché praticamente con insomma, le velocità di Douglas Costa potrebbe essere molto in difficoltà il terzino. È un terzino molto forte, Rodriguez, però chiaramente i giocatori veloci così è facile fare il fallo e facile subire il giallo. Quindi io, ad esempio, se ho Rodriguez al fantacalcio, sto ancora un po' escogitando la mia formazione, perché forse non lo metterò, vediamo chi ho l'alternativa. In ogni caso è un po' un rischio, perché Douglas Costa ha questo compitaccio di prendere i falli e far ammonire i giocatori. Quindi ragazzi, andateci cauti per quanto riguarda la difesa. Con il tridente della Juve, per chi ha uno dei tre, direi che andate sul sicuro, soprattutto con Higuaín e Dybala, che sono molto bravi ad andare in rete, più che Douglas Costa, che è più uno che serve, che scombina poi i piani degli avversari. E quindi ragazzi, veramente andate sul sicuro, ma anche col Milan, chiaramente, con giocatori così, c'è da andare sul sicuro, perché sono partite che al di là di quello che è il livello attuale delle squadre, lasciano sempre spazio all'incertezza e quindi anche gol di chi non te lo aspetti. Quindi veramente è una partita interessante, però punterei veramente sull'attacco, però attenzione molto in difesa, perché le difese bianconere e milaniste potrebbero avere non pochi problemi, pur essendo forti o meno forti, appunto per il discorso degli attacchi che potrebbero dare problemi. Bonucci è un po' di domanda, perché Bonucci torna per la prima volta dopo che ha saltato la prima partita in casa, pare che fosse la partita una Coppa Italia, non ricordo più che partita fosse. In ogni caso Bonucci torna in stadium e giocherà, e lì è un po' complicato, non lo rischierei, perché bisogna vedere quello che poi è la reazione di un ex. Tanti ex reagiscono col freno a mano, tanti sfogano e fanno meglio di quello che Bonucci ha fatto fino ad ora. Quindi veramente è un punto di domanda. Bonucci sembra stato un punto di domanda anche da prima, perché era propenso a far falli, a talvolta anche stupidi. Però è un punto di domanda su quali non mi soffermerei, non mi sbilancerei. Sono curioso di vedere quello che sarà la sua reazione, sua e quella del pubblico, degli juventini che vedranno Bonucci in campo. Io personalmente faccio una riga, no, i fischi decisamente no, perché intanto è una dimostrazione di stile e poi non li merita e non vedo il perché. Qualcuno reagirà con indifferenza e la capisco, perché Bonucci alla fine se n'è andato un po' così, con qualche cosa in sospeso, e con qualche parola di troppo prima, e quindi giustamente l'indifferenza può anche far più male di quello che è il fischio, che il fischio lo trovo sempre sbagliato. E gli applausi qualcuno gli darà, andrà bene anche quello, perché Bonucci ha segnato una parte della nostra storia gloriosa e vincente, e non rinnego niente. Quindi chi non rinnega vuole applaudire, ben venga. Io direi che per quanto riguarda Bonucci c'è massima piena libertà di esprimersi, tranne quella dei fischi, che io ritengo ovviamente sbagliata, anche per un discorso di stile che va oltre quello che è poi buon senso generale, ma è quello un discorso della Juventus di essere tifosi juventini. Detto questo ragazzi, seguite la pagina del mondo del fantacalcio, ripeto, ci diamo appuntamento e ci vediamo mi sa domani dopo la partita. Dovrei vederla, spero di non paccare, anche perché è da un po' che mi manca la Juve, perché parlo nazionali, poi col fatto che ultimamente ho poco tempo per seguirla, mi manca molto la Juve, seguirla in modo molto assiduo. Quindi è una partita che c'è proprio voglia di vederla, la partita di stasera, e sarà spettacolare. Speriamo di vincere, perché c'è uno scudetto da portare a casa in salvo, ecco, e non lasciarla ad altri. Forza Juve, come sempre, e alla prossima, ciao!